Buon pomeriggio e benvenuti dal Palacolombo di Ruvo per la sfida tra Canosa Calcio 5 e Città di Melilli, valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 Elite. A bloccare questa palla, Mura. Ancora Mura, grande giocata di Mura. Mura calcia, la grandissima parata di Dovara. Buono scambio qui per il Melilli. Arriva Vega, palla fuori, è andato vicino al gol Vega qui. Budabusi scambia con Ardacchione, ma la palla è troppo lunga, peccato perché l'idea era buona. Poi Telesca, Dovara risponde presente. Nardacchione ancora, va via Nardacchione, calcia la parata di Dovara. Prova a giocare con il fisico e trova con una buona palla ancora Lo, che attenzione, prova a girarsi. Gran gol del Melilli che passa in vantaggio 19-14. Bocci. Ribeiro riesce a servire Giannino che non sbaglia, tutto facile per il Melilli che trova il 2-0. Palla per Telesca, gran parata di Dovara. Budabusi, ancora Budabusi, non arriva questa volta la palla su Brizio, poi Bocca ha tirato, poi ancora Bocca. Riesce però caparbiamente a riprendere palla, ancora Budabusi, Budabusi, Dovara ancora. Ancora lui cerca di andare da Bocca, va Bocca, calcia, palla fuori. Poi il tentativo di Telesca, va da Budabusi e poi il salvataggio di Corallo. Subrizio, ancora Subrizio, la palla passa, la rete del Canosa, ha segnato Subrizio, 2:50 dalla fine del match, il Canosa rientra in partita con Subrizio. Ribeiro però, attenzione il Melilli subito che va avanti, Ribeiro, palla fuori. Risposta malissimo la difesa del Melilli, ha spazio Subrizio, Subrizio si accentra, calcia, Dovara, incredibile. Ora Bocca calcia, Dovara, Bocca, Budabusi, la palla scorre per Mura, Mura, incredibile la parata di Dovara, incredibile, da non crederci. E finisce qui dunque 1-2 tra Canosa e Melilli.